Uomini e donne, Tina parla della morte di ex fidanzato, stroncato da un brutto male. Tina Cipollari, star indiscussa a Uomini e donne, si racconta in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, dove ha parlato per la prima volta del grande amore della sua vita. L'opinionista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ha aperto il suo cuore, rivelando che il suo primo grande amore si chiamava Antonio, ma purtroppo oggi non c'è più perché è stroncato da un brutto male. Tina è tornata a parlare del suo libro autobiografico e in particolar modo di un episodio legato al suo passato sentimentale, che la dama ha sempre tenuto nascosto fino a questo momento. Parlando dei suoi amori, Tina ha svelato che c'è stato un uomo che le ha fatto battere forte il cuore e provare delle emozioni che successivamente, non ha più provato neppure verso Chico Nalli, padre dei suoi tre figli. Non avrei mai pensato di versare così tante lacrime mentre scrivevo, ha raccontato Tina in merito alla sua scelta di mettere nero su bianco tutte le vicende della sua vita privata, sentimentale e familiare. Tina ha parlato anche di colui che per lei è stato il grande amore della sua vita. Si chiamava Antonio e purtroppo oggi non c'è più. L'unica mia vera favola è stata con Antonio, un uomo che se n'è andato stroncato da un brutto male, ha confessato Tina. Le emozioni che mi ha dato lui non le ho più vissute, neppure con Chico, ha svelato l'opinionista di Uomini e Donne, che tutt'oggi conserva il ricordo di questo uomo che è stato il grande amore della sua vita, tanto da superare anche la persona che successivamente l'ha resa mamma di tre figli. Nel corso di questa nuova intervista, Tina ha ammesso di essere soddisfatta dei risultati raggiunti in questi anni grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, trasmissione di successo del primo pomeriggio di Canale 5, che le ha permesso di ottenere successo e popolarità. Ha ammesso che sarà sempre riconoscente nei confronti di Maria De Filippi, considerata un po' la sua vera mamma artistica, ma anche nei confronti di Maurizio Costanzo, che negli anni 2000 puntò sulla Cipollari come volto fisso in studio a Buona Domenica. Tra noi c'è grande affetto. Se oggi sono così popolare devo tutto a Maria e a suo marito Costanzo, ha dichiarato Tina, che continua a essere ancora oggi la regina indiscussa di Uomini e Donne, in grado di animare ogni giorno il dibattito in studio con le sue considerazioni sempre piccate e mai banali.